Hola a tutti ragazzi, qui da Hubbox e oggi siamo su un vloghetto, spero breve, perché è una cosa che mi ha, diciamo, colpito molto. Sono in macchina, sono la mia bellissima nuova macchina che poi vi farò vedere. Calma, vi do solo un piccolo spoiler: è una macchinina, un crossover, modo di dire, è un Juke, un Nissan Juke Nismo, quindi cambio automatico 4x4, 218 cavalli. Limited Edition, 4 giga di internet e 1000 minuti verso tutti a soli 7 euro, incredibile, ma ce l'ho già! Comunque, interno in pelle, clima automatico, navigatore, retrocamera, le solite cose che hanno tutte queste macchine qua. Manca il tetto apribile, ma quello è un dettaglio minimo. Fa molto bene, ma non è di questo che voglio parlare, perché ne parleremo in seguito anche sui pareri. Prima cosa, un ottimo taglio di capelli, incredibile, un bellissimo Dubbox oggi, molto professionale, più o meno. Sono qui che sto aspettando una persona, quindi in automatico ne approfitto di questi 10 minuti di tempo libero per parlare un attimino, per cercare di capire io, magari mentre ne parlo ne capisco di più, e per cercare di far ragionare anche la community. Che è successo? Tutto ebbe inizio così: ero in vacanza, ero tranquillamente in vacanza con i miei amici. Torno dalle vacanze dopo 2 settimane scarse. Apro YouTube per vedere se c'erano commenti, poi io seguo molto degli YouTuber e è successo un puttanaio. Cosa vuol dire un puttanaio? Piano, piano, è aumentato il clima improvvisamente. Madonna, fin troppo, perché c'ho la macchina, perché fuori ci sono 38 gradi e fa un po' caldo. Perché aumenti, fra? Puoi anche stare meno, no? Così. Ma che bello. Ah, con calma, clima, con calma, siamo qua con gelo. Comunque, dicevo, è successo un casino, in che senso? Che tutti ad attaccare i youtuber più grandi, che possono essere Ciccio Gamer, che possono essere Joker, che possono essere Gabbo, che possono essere tutti youtuber, in generale dicendo di aver loro rovinato la YouTube, di aver rovinato YouTube Italia. Ora, cosa è successo? Tutto è inizio, dato che io seguo tanti youtuber, sono esattamente 99, da Pio3D, Rexen, Favij, tutti i più grandi ovviamente li seguo perché mi piacciono molto. Cosa è successo? Mi sono accorto che Ciccio Gamer si è comprato la macchina nuova. E ho detto, beh, minchia, meno male, era quasi ora, anche perché io sono andato a un suo raduno e devo dire che lui non girava con una macchina nuova di zecca. E dopo, mi sembra, adesso potrei sbagliare di qualcosina, dopo 6 anni che uno fa quel mestiere lì, ma poi ci arriviamo, perché ho detto mestiere, ma poi ci arriviamo anche lì. Dopo uno che diciamo lavora, che fa quel mestiere, che fa lo youtuber da oramai 7 anni, 6 anni, quelli che sono, quindi tanto 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 tempo, quando ancora YouTube Italia era un buco in cui c'erano 10 iscritti, chiamavano i 10 iscritti di 10 account YouTube, in poche parole, quindi non c'era nessuno su YouTube. Noi eravamo ancora su Messenger, Hotmail, queste cazzate qua, no? Quindi YouTube era morto, era ancora in fase di sviluppo, work in progress. Dopo tutto quel tempo che uno ha fatto quello che fa Ciccio Gamer, cioè intrattenere migliaia, ma che dico migliaia? Milioni, perché le visualizzazioni al giornaliero sono milioni. Milioni di persone al giorno si è comprata una macchina nuova di zecca e, a mio parere, una gran bella macchina, perché la macchina in questione, la Mazda, che a me, devo dire, piace molto. Sarà che sono io un tamarro, ma a me quella macchina lì piace veramente, veramente, veramente molto. E per me ha fatto un buon scelto, visto che l'ha presa anche ben accessoriata, ma per me ha fatto solo solo bene. Tutti a prenderlo per il culo, del tipo, come fate tu e Joker a entrare in quella macchina? Cioè, cose mai viste. Io ho commentato anche sotto i commenti di Ciccio Gamer, speravo in una sua risposta, ma quindi adesso io gli faccio un video sperando che gli arrivi. Spero solo anche Ciccio, ascolta lo zio Dubbox che sarei io. Se vedi questo video, non mi rispondere sotto al video, perché poi finisce come finisce per tutti, cioè che qualcuno vedono il tuo commento, minchia, un casino, ti ho pagato, solite cazzate, no? Quindi, se puoi, io ho una pagina Facebook che trovi in descrizione, rispondimi in privato su pagina Facebook, nessuno saprà mai che mi hai risposto o quant'altro. Solo per sapere come la pensi, se dico cose giuste o dico tutte cazzate. Io sono, come si suol dire, uno di quei iscritti ai canali
molti le definirebbero pochi attivi. Cosa vuol dire? Io guardo tutti i video che pubblica lo youtuber che mi interessa, in questo caso Ciccio Gamer, in questo caso Joker, in questo caso Anime, in questo caso Stephanie, su Real Power, Gabbo, Ron, Dread, Frax e quant'altro. Io guardo tutti i loro video, tutti i video che loro pubblicano da quando mi sono iscritto, nel caso di Ciccio Gamer, dato che è sulla bocca di tutti, adesso dovrà esserlo anche sulla mia, ma in modo buono, per spezzare una lancia a suo favore, per farvi capire che quello che fa lui è molto molto giusto. Ma è un discorso abbastanza lungo, lo faremo poi in seconda sede. Io sono di quei iscritti in cui io seguo Ciccio Gamer da quando aveva 18.000 iscritti, quindi milioni di miliardi di anni fa. Ho cambiato vari account, mi hanno chiuso un canale, quindi compaio in vari account in quel caso lì come iscritto, e devo dire che lui si è sempre comportato bene. Non mi sembra che sia cambiato lui come persona, come commentary, come fa i video lui. Sono molto contento che abbia enormemente, ma quando dico enormemente, in maniera abissale, migliorato la qualità dei video che fa. Cioè, lui fa battute, una volta erano puramente cavolate le battute che faceva, adesso fa battute per intrattenere il pubblico, molto molto sottile, molto molto intelligenti, quindi chi le capisce si fa una gran risata. Lui ha sempre avuto una risata contagiosa fin da quando ha iniziato a fare YouTube, cosa che io ho sempre apprezzato e lodato. È uno che sa fare quello che fa, cioè, perché a tutti gli effetti è il suo lavoro, come è il lavoro dei big, perché devi essere abbastanza grosso o abbastanza tempo su YouTube e avere un numero certo di iscritti e di visual per portare il tuo hobby da hobby, da passione, quindi dal solo fare video, a fare video e farsi pagare per quello che fai. Non è una cosa facile. Cosa vuol dire? A tutti gli effetti, io, voi sapete, io di mestiere faccio tutt'altro, io vendo macchine, sono un venditore, quindi ho partita IVA. Tutti gli youtuber, da quello che ne so io, hanno partita IVA. Cosa vuol dire? Vuol dire che avendo una partita IVA, a tutti gli effetti, la partita IVA si distingue in tanti gruppi che non vi sto a dire. Nel mio caso io sono ditta individuale, quindi a tutti gli effetti una società per modo di dire, una ditta individuale. Io penso che lo stesso Ciccio Gamer, come lo stesso suo fratello Joker, abbiano, come tutti gli altri youtuber, ovviamente io prendo loro perché stiamo parlando di loro, dato che è successo tutto il casino solo perché sono dei grandi, perché io li considero dei grandi, hanno partita IVA. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso di Ciccio, che si è comprato la macchina, penso che a tutti gli effetti, se ha fatto una cosa furba, cosa che faccio io tuttora da partita IVA per ridurre un po' le tasse, lui intesta la macchina a se stesso, quindi a partita IVA. Non so come è stipulata la sua partita IVA, potrebbe essere tranquillamente Ciccio Gamer 89 SRL, faccio un esempio. Lui intesta la macchina a Ciccio Gamer 89 SRL, attenzione, e scarica l'IVA al 100%, quindi il 22% del prezzo finale della macchina lo scarica direttamente dall'unico dell'azienda, che sarà l'unico che gli dà YouTube, perché lui farà fattura. Lui fa, penso, sono quasi sicuro, lui fa fattura YouTube del come posso spiegare, se in un mese lui guadagna 30.000 euro, adesso sto inventando le cifre perché non ho idea di quanto lui possa guadagnare, lui fa fattura YouTube di 30.000 euro. A fine anno sono 360.000 euro. Lui da quei 360.000 euro dovrebbe pagare, superati 30.000 euro, che è il regime dei minimi fino a 26 anni, scarica il 22% di quello che ha pagato della macchina, come il 22%, quindi l'IVA o il totale della benzina che spende per andare sulla macchina, o il gasolio, adesso non ci ho fatto ben caso se sia diesel o benzina. Quindi lui ha scaricato il 22% di quello che ha pagato la sua Mazda, che sarebbe una cosa furbissima, e ha fatto solo bene, perché per buttarli allo Stato è meglio che ti compri la macchina nuova, giri con la macchina nuova e intanto ti scarichi qualcosina. Non tanto, perché considerate che a quei livelli pagherà, come pago io, il 50% di quello che guadagna, il 50% di tasse, ok? Quindi vuol dire che se lui fattura 3.000 euro al mese, lui in realtà ne guadagna 1.500, puliti, ovviamente con IMSS, Enasarc e quant'altro. Enasarc è la pensione dei partita IVA, il 7,50%, 7,36% mi sfugge, 7,36% della fattura, quindi in quel caso dei 3.000 o dei 30.000 o di quello che sarà la cifra. Io sono acceso la lucina perché ho spento la macchina, mi stavo congelando.
Quindi, a mio parere, lui ha fatto così: ha preso la macchina, l'ha intestata alla ditta che Ciccio Gamer 89 SRL, immagino, o ditta individuale, e l'ha scaricata, ma ha fatto solo bene. Quindi, voi lo prendete in giro perché è riuscito a comprarsi la macchina. C'è da dire una cosa: quanti Ciccio Gamer 89, quanti Joker, quanti Gabbo di Squared, quanti Ron, quanti Dread e via dicendo ci sono in Italia, cioè quanti big a quei livelli ci sono in Italia, considerati tutti gli youtuber. Io stesso mi considero youtuber a minuscoli livelli, io ho 247 iscritti e vado fierissimo, anche perché nel mio caso non si potrà mai, ancora adesso io spero che lo diventi, non si può ancora considerare lavoro, dato che io morirei di fame nel giro di 4 giorni, ma a me non mi interessa perché io non lo faccio per quello, perché io un lavoro ce l'ho. Quindi, se poi diventerà un lavoro tale da rimpiazzare il mio attuale, io ben volentieri lo rimpiazzerò. Mi farebbe solo piacere, perché è una cosa che mi diverte fare, mi stressa meno e se si può anche tirare su dei soldi, perché no? In poche parole, cosa voglio dire? Che voi dite che YouTube è un lavoro. Ho visto addirittura, poi se Ciccio guardi, stai guardando questo video, spero fino alla fine, dimmi se sbaglio o se non è vero, ho visto addirittura sotto nei commenti padri di famiglia che dicevano: Ciccio, tu non puoi dire che YouTube è un lavoro, io stesso faccio video su YouTube, però ho anche dei figli, tu non puoi illudere i miei figli, come non puoi illudere le persone che ti guardano, che YouTube possa diventare un lavoro. Questa è una cazzata senza un senso logico di esistere. Ma perché dico questo? Perché voi cosa intendete per lavoro? E questo scrivetelo sotto nei commenti perché è molto molto importante. Cosa intendete per lavoro? Intendete fare l'operaio? Intendete fare il venditore come me? Intendete, che ne so, fare il macellaio, fare il meccanico, riparare macchine, qualsiasi cosa altro diversa da YouTube? Io considero lavoro tutto quello che un'azione che io faccio riesco a tramutarlo in guadagno di denaro. Quindi, se io per mestiere faccio questo, cioè prendo la mia bellissima batteria esterna e la agito davanti a un pubblico e la gente è disposta a pagare per vedermi che io muovo così la mia batteria, in automatico quello diventa un lavoro. Cioè, tutto quello che io riesco a far diventare retribuito. Volete che faccio un altro esempio? Se io sono un mangiatore professionista di uva e la gente mi paga per andare ai concerti e far vedere che io sono il migliore a mangiare l'uva e mi pagano, quello è un lavoro. Il mio lavoro qual è? Tu che mestiere fai? Io mangio uva per mestiere. Nel caso di dello youtuber, cosa fai? Intrattengo le persone. Che intrattenere le persone è molto, 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 molto difficile. Perché oggigiorno noi nel mondo abbiamo un sacco di stimoli e stupirci e intrattenerci per 15, 20, 25, addirittura io ho seguito tutto dall'inizio alla fine, tutto d'un fiato, il video di Game of Thrones di Ciccio di 51 minuti, quindi anche per un'ora intrattenere fissi senza mai stancare chi vede il tuo video, quindi a cambiare sponda. È veramente molto molto difficile, per quello i big sono pochi, perché se no faremmo tutti youtuber, direi, no? Quindi a tutti gli effetti sì, YouTube è un lavoro e io spero che questi ragazzi, quindi Ciccio e gli altri, i big, io spero che ne guadagnino di soldi, ma molto molto sopra la media, io lo spero per loro. Perché? Perché ripeto, perché intrattenere le persone è molto molto difficile e bisogna essere dei professionisti. Loro, a tutti gli effetti, sono dei professionisti dell'intrattenimento, come può essere un commentatore, come può essere un presentatore TV, come può essere quello che commenta nelle partite di calcio, come può essere quello che è le gare di MotoGP, che commenta le gare di MotoGP. Sono tutti professionisti di quello che fanno, perché fanno quello da sempre, come Ciccio quello fa quello da sempre, in poche parole. So che ha fatto anche altri lavori, mi sembra il cuoco e quant'altro, perché ne raccontava con suo fratello. E voi magari avreste ritenuto più opportuno,
dichiarare quello come lavoro, ma in realtà oramai il lavoro di Ciccio è fare lo youtuber. E che vi piaccia o no, io spero, io lo auguro, perché non voglio male a nessuno, e non sono qua per difendere o fare visual, io spero solo che, ma basta che questo video faccia una visual, che sia quella di Ciccio che mi risponda in privato sulla mia pagina Facebook, piuttosto che 100.000 visual e tutti quelli sotto che scrivono, l'hai fatto solo per prendere visual scrivendo nel titolo Ciccio Gamer e quant'altro, tutte cazzate, a me non mi interessa fare i soldi con YouTube perché io ho un lavoro che mi pagano molto molto bene, quindi non mi interessa fare soldi con un altro tipo di lavoro, per ora. Detto ciò, io spero che il discorso sia stato chiaro. Ciccio, se stai guardando questo video, che sei riuscito a guardarlo fino alla fine, o quanto necessario per capire cosa intendevo dirti, spero che mi risponderai nella mia pagina di Facebook in privato, così tale da non far vedere a nessuno che mi ha risposto, se no è una rottura di balle per tutti, sia per me che per te. Per me meno, perché io valgo quanto una merda che pesto in macchina, tu decisamente vali molto di più a livello youtubiano. Passami il termine. Quindi, sia per te che per me, che mi rispondi in privato, nessuno saprà mai che mi hai risposto, e questa è una cosa mia che voglio fare, dato che ti ho scritto innumerevoli volte su Facebook, ma io capisco che tu hai tantissimi messaggi al giorno, quindi magari ti è sfuggito, per quello cerco di farti un video e spero che ti arrivi, più che altro. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto. Ciccio, se puoi rispondimi, magari ci facciamo un'altra bella chiacchierata, magari su Skype o quant'altro, io e te da soli, nessuno verrà registrato, niente di niente. Perché ti ripeto, non mi interessa fare quel tipo di video, non voglio avere la notorietà perché conosco il big di turno, ma io voglio avere la notorietà perché voglio che la gente mi segua perché gli piacciono i miei video, non perché ho conosciuto il big di turno. Quindi saremo solo io e te, mal che vada, una telefonata, non so, ci scambiamo i numeri, vedi tu. Detto ciò, hola a tutti e un saluto da Dubbox.